non tanto perché si sciolgono i poli, ma perché si gonfiano le molecole che costituiscono l'acqua. Questo invade l'acqua i comuni costieri, stiamo parlando di lungo termine, ma ovviamente ti chiede di ricostruire le case in altro luogo, ti chiede di spendere del prodotto per ricostruire quello che devi fare e così via. Quindi sicuramente il cambiamento climatico è fondamentale. Quarto, la vita sott'acqua. La vita sott'acqua è fondamentale per consentire la riossigenazione dell'acqua in tutto quello che ci vive, le alghe, la posidonia, il corallo e così via. Quindi la vita sott'acqua è fondamentale anche per la vita dei pesci, che sono un elemento fondamentale dell'alimentazione